La presenza del vice sindaco, ma soprattutto a un erede che io inviterei qui vicino a me, perché in effetti è erede e testimone, se vuole, nel ricordo di un parente, un nonno, un bisnonno, trisavolo. Beh, ci siamo comunque, l'appartenenza della famiglia c'è. Allora, e perché dico questo? Perché a volte il passaparola si dice che le fiabe erano quelle, le storie che i vecchi raccontavano, piene di magia, piene di misteri, e che poi diventavano l'incubo, ma anche la possibilità di rimanere accanto a un focolare e di viverli questi momenti. E allora io a lei do il microfono per contribuire in questo evento meraviglioso a dirci il ricordo di una famiglia, la di Matteo, che è stata coinvolta in un eccidio. Grazie. Allora, prima di tutto ringraziamenti naturalmente all'amministrazione comunale di Sculcuna Marsicana, all'assessore Francesco con la quale siamo stati in contatto, in particolare a Claudio Saltarelli che in questi mesi ha cucito l'evento, che abbiamo conosciuto e che insomma è riuscito a creare la cornice. E poi ai parenti, a noi che siamo qui, più che eredi, magari discendenti di Domenico Di Matteo che fu fucilato quel giorno, c'è mio zio Dario che è il fratello di mia madre che ha concelebrato il diacono, poi ci sono i miei cugini Andrea e Claudio con Angela pure con la moglie, i figli Giada, Alessio, un altro mio cugino di mia madre Ivo, e sotto il paese. Da me ci separano 4 generazioni con il mio trisavolo. E 5 invece per Giada e Alessio, che sono quelli che erano i discendenti più lontani, sono guardavoli, quindi insomma siamo quindi in segno che la memoria familiare comunque in qualche modo coinvolge anche i compaesani Guido e Cristian. Mi fa piacere ricordare che sono venuti da Rocca per questa celebrazione. Allora, in famiglia io mio nonno non l'ho conosciuto, però ho conosciuto i fratelli, i cognati, le sorelle di mio nonno, tutti quanti, e raccontavano tutti che il loro nonno era morto, era stato fucilato alla Sculcuna, questo era quando io ero adolescente, e chiaramente non raccontavano bene con tutti i dettagli, però tutti sapevano, anche i discendenti di altri paesi tipo Pescorocchiano, che allo stesso tempo hanno avuto questo avo che fu uccidato qui a Sculcuna, e tutti appunto ricordavano questo fatto, però senza circostanziare bene le date, le cose e tutto quanto. Solamente una mia prozia e zia Maria, quando l'andammo a trovare un giorno per sapere di questi fatti, in maniera sintetica diciamo raccontò l'episodio. Nonno, per rimettere Franceschitto alla seggia, ci rimise a pelle. Questo quindi, in maniera molto sintetica, questa donna che all'epoca già aveva quasi 90 anni, credo che lei non sapesse né leggere né scrivere, zia Maria, ma comunque era una donna semplice del popolo. Ripeti la frase. Per rimette Franceschitto alla seggia, ci rimise a pelle. Ha detto tutto. Questo proprio, testuali parole, senza aggiungere altro, raccontò così. Quindi è una testimonianza semplice, diretta, spontanea, autentica. Bellissima. E allora, però, diciamo, non era sufficiente. Io che un po' per vocazione, un po' anche attualmente faccio l'archivista storico, insomma, mi sono messo a cercare, per cercare di ricostruire un po' il profilo di Domenico Di Matteo, appunto, che è stato fucilato quel giorno, e anche nel contesto. E allora è uscito, consultando vari archivi, è uscito fuori prima di tutto che era nato nel 1815, che viveva a Rocca Berardi, che è un paese sulla linea di frontiera, una famiglia di piccoli proprietari terrieri che allevavano i cavalli anche a Valdevarri e nel nostro paese. Il nonno aveva partecipato pure alle masse di Giovanni Salomone nel 1799, il padre era stato guardia civica, e lui stesso era stato guardia urbana e poi dall'estate del 1860 guardia nazionale, però senza per questo insomma abbandonare l'ideale borbonico, e era anche il procuratore del Santissimo Sacramento del paese. Quindi, ed era sposato, aveva 7 figli, 3 erano morti precocemente, quindi in realtà 10. Il più grande al momento della sua morte aveva 18 anni e la più piccola soltanto 3 mesi, quindi anche questo. E un altro zio raccontò pure che dopo questo episodio della Sculcuna vennero nel paese di Rocca Berardi
esercito sabaudo, e requisirono tutto il bestiame che possedeva la famiglia. E chiaramente, quindi, era al centro pure di un gruppo di famiglie, di persone che comunque parteciparono a quella sollevazione. E, perché il cugino era il capomassa pure del paese, e un altro cugino era il sacerdote che si abboccò con Giacomo Giorgi e Luparà Cazzoli, sempre del comune di Pescolocchiano. E quindi piano piano si è ricostruito la Gentichitta. E parallelamente pure io al suo tempo sono stato all'archivio dello Stato Maggiore lì a via alla caserma Nazario Sauro, e ci sono diversi rapporti, c'è quello di Quintini, c'è quello dei suoi sottoposti, c'è quello dei suoi superiori, tutti sull'eccidio, quindi sono diversi documenti che parlano di questa cosa, tutti coevi proprio di quei giorni del gennaio 61. Poi e da questi episodi, all'epoca appunto adolescente, 20 anni così, scrissi un racconto e lo mandai a un concorso sul brigantaggio nei territori appenninici a Città Reale, e vinsi il primo premio. Questo racconto poi è stato pubblicato, adesso l'ho fatto Lupo Scoletta nell'epoca dove viene narrato. Un'altra cosa che posso dire, anche Domenico, abbiamo ritrovato pure le firme, delle volte si firmava di Nunziangelo, come in quel periodo pure a volte veniva indicato la famiglia, questo per dire che sapeva perlomeno leggere e scrivere la sua firma e forse qualche altra cosa. Ricordiamo che all'epoca, secondo gli storici, il 2% della popolazione italiana maschile sapeva leggere e scrivere, quindi insomma... Allora, chi era allora Domenico Di Matteo? Ho sentito dire qualcuno brigante, non lo so. Era forse il termine più appropriato, è quello che c'è scritto nella targa qui sotto che è stata inaugurata oggi, un insorgente borbonico, perché dal comune di Pescolocchiano e dal Cipolano nell'autunno del 1860, nel gennaio del 61, fu una sollevazione popolare. Praticamente un uomo per famiglia partecipò a quell'insurrezione, un uomo per fuoco si diceva, e la base di questo arruolamento fu nel vecchio sistema appunto delle guardie civiche, delle guardie urbane, delle masse realiste del 1799, tant'è vero che, come ha detto prima Graziella, 10 persone del comune di Pescolocchiano sono stati fucilati quel giorno. 8 fucilate, 2 erano morte sul campo combattendo il giorno precedente, insieme, a dire la verità, a 7 soldati piemontesi pure, sabaudi, che furono anche persero la vita combattendo. E quindi un insorgente borbonico, perché ripeto, di quelle 800 persone che con Giacomo Giorgi vennero qui a Scurcola, probabilmente circa circa la metà erano nel Cipolano. Circa la metà erano del Cipolano e un quarto erano, cioè perlomeno un centinaio probabilmente erano del nostro comune di Pescolocchiano. Quindi fu una reale insorgenza di massa popolare, e credo che questo sia il termine giusto. E come appunto abbiamo detto, qui stiamo parlando di un padre di famiglia che era il procuratore del Sacramento, che aveva 45 anni, che bene o male forse non aveva problemi. Adesso lo siamo chiaramente 150 anni fa, però non aveva problemi di sussistenza, e quindi non è corretto insomma chiamarli briganti, era un insorgente borbonico, come ricordava in maniera spontanea e autentica la nipote 100 anni dopo, quando si riferiva al nonno. E fin qui appunto la memoria del 1861. Posso dire anche, però mi fa piacere pure aggiungere un altro aspetto. È giusto recuperare questa memoria, perché è un passo verso l'identità. Cioè, bisogna dire che c'erano delle famiglie, dei paesi, delle zone che in quel momento, quando si tratta di scegliere cosa fare, testimoniarono la loro fedeltà ai Borboni, a Francesco II e al Regno di Napoli e delle Due Sicilie, prima di Napoli e poi delle Due Sicilie. E poi chiaramente la storia si evolve, l'Italia si fece, fu l'Unità d'Italia. Uno dei nipoti di Domenico, Marco, fu un eroe del Piave che prese una medaglia di bronzo al valor militare. E attualmente tra i suoi bisnipoti ci sono, e anche nella generazione successiva, molti hanno indossato la divisa, cioè decine, chi tra i carabinieri, chi nella marina militare, chi nell'aviazione, chi nell'esercito. Ecco, sono qui Andrea e Claudio oggi, e pure zio Dario, che sono stati carabinieri. Quindi in questo per dire che poi la storia va avanti, e
ormai facciamo parte di un'identità nazionale, però è giusto che sia completa e che quindi ricordi una cosa. Ho detto con insorgente borbonico, naturalmente Domenico Di Matteo era un italiano che però è stato ucciso da altri italiani, e quindi bisogna avere presente che è stato fucilato anzi da altri italiani, perché diciamo che in genere i prigionieri non si fucilano, questo lo possiamo dire, perché altrimenti insomma si rischia veramente di andare nella barbarie. È stato un atto di barbarie fucilare dei prigionieri, e quindi è un italiano fucilato da altri italiani perché purtroppo all'epoca la pensavano in maniera differente, e in quel biennio perlomeno, e anche successivamente, tutto quel periodo è stato anche un momento di guerra civile tra italiani che la pensavano in maniera diversa. E credo che sia giusto, ecco, noi abbiamo cercato di recuperare una memoria familiare, una memoria del nostro comune. Nel nostro comune i nomi di degli insorgenti borbonici e di chi è stato reazionario in quegli anni, con il giglio borbonico, per identificarli con il giglio borbonico e con le notizie che siamo riusciti a ricostruire, sono al fianco dei caduti della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, di quelli sul lavoro. Ogni frazione ha una targa, più o meno nei pressi della chiesa, dove ci sono tutti questi nomi e dove ci sono le foto pure dei caduti, chiaramente quelli più recenti, una a fianco all'altro, in maniera che la memoria collettiva sia condivisa e sia completa. Credo che questo sia la cosa più importante da fare. Mi fa piacere che sia messa qui anche oggi questa, la targa che ha voluto l'amministrazione comunale, perché tanti anni fa, qua proprio quando stavamo cercando anche con un altro mio cugino che oggi purtroppo non è potuto venire, altri amici, venimmo qui a Scurcola a domandare quello che era successo. Insomma, in realtà non incontrammo varie persone, però non si riusciva, fu confuso l'evento con un altro, una cosa che accadde molto anni dopo, durante la seconda guerra mondiale, insomma non si riusciva. Io spero che il fatto di scrivere un racconto, di celebrare una messa, che ringrazio anche Don Nunzio, di porre una targa, di fare delle tabelle, insomma di ricordare queste cose, faccio in modo che nel futuro, se non lo so, magari il nipote di Alessio di Giada venga alla Scurcola, sappiano in qualche modo dove è stato fucilato il loro avro, e non come noi che ce lo siamo dovuti andare a cercare un po' da soli. Grazie e buona serata.